tutti e ben ritornati nel mio canale. Oggi voglio decorare insieme a voi dei semplicissimi vasetti di vetro utilizzando dello spray glitterato dorato, delle paillette sempre dorate e dei semplicissimi elastici. Questi vasetti poi li potremo utilizzare come porta candele o anche come centrotavola, come elemento decorativo per una tavola a festa. Naturalmente utilizzando questo colore dorato si addice di più magari alle festività natalizie, però se utilizziamo magari anche dello spray bianco tipo neve e al posto dei glitter, delle paillette dorate, utilizziamo magari del sale grosso, possiamo comunque decorarle e creare degli elementi appunto decorativi dei portacandele che vanno bene magari anche per tutto il periodo invernale per decorare la nostra casa. Allora, cominciamo subito a decorare un vaso utilizzando gli elastici e lo spray glitterato. Allora, come prima cosa vado a ricoprirmi il piano di lavoro con un nylon oppure con della carta da giornale o con del cartoncino in modo da non rovinarlo poi con lo spray. Poi prendo gli elastici e vado ad infilarli attorno al mio vaso di vetro. Li vado ad infilare diciamo un po' a casaccio, quindi come posizione li posso mettere un po' di sbiego, li posso mettere in modo regolare attorno alla rotondità del vaso e posso anche incrociarli tra di loro in questo modo. Ecco qui. Cerco di riempire abbastanza tutta l'altezza del mio vaso e quando sarà pronto poi procederemo a spruzzare il nostro spray. In questo modo si creeranno appunto delle linee che non saranno dorate. Se avete anche gli elastici, quelli diciamo un po' più alti, vanno ancora meglio perché così la parte non decorata, non dorata, è un po' più grande, un po' più ampia, e se ci metteremo poi delle candele o anche delle lucette si noteranno, risalteranno di più. Ecco qui, quindi completiamo il nostro vasetto con gli elastici. Ecco qui, allora una volta che ho posizionato tutti i miei elastici, io ho cercato, vedete, alcuni di metterli più ravvicinati in modo da aumentare lo spessore della linea che rimarrà trasparente, e procediamo adesso appunto a spruzzare il nostro spray dorato su tutta la superficie del mio vaso. Allora, una volta che ho ricoperto la superficie del mio vaso con lo spray, lo metto fuori all'aria ad asciugare e quando sarà asciutto andrò a togliere gli elastici. Nel frattempo noi procediamo a realizzare la seconda tipologia di vasetto. Per la seconda tipologia di vasetto mi serviranno, oltre allo spray, i miei glitter dorati. In questo caso andremo a ricoprire prima tutta la superficie del vasetto con lo spray e subito dopo andremo a riempire la superficie con i glitter, così finché lo spray è ancora bagnato, quindi finché non si è ancora asciugato, i glitter riescono ad incollarsi. Thank you.
anche il nostro secondo vasetto è pronto. Anche questo lo mettiamo fuori ad asciugare, e in modo che anche le paillette aderiscano bene al vetro. Vi lancio anche un'ultima idea: anziché utilizzare gli elastici, possiamo utilizzare semplicemente dello scotch, quindi avvolgerlo intorno al nostro vasetto come prima, creando una fascia, diciamo, coperta, una o più fasce a seconda anche dell'altezza naturalmente del nostro vasetto, e poi andiamo come prima a spruzzare lo spray, e in questo caso possiamo aggiungere anche qui le nostre paillette nella parte dove abbiamo spruzzato lo spray. Vasetti sono tutti asciugati. Allora, questo qui è già completato, quello in cui abbiamo spruzzato il nostro spray dorato e poi l'abbiamo riempito con le paillette, e qui abbiamo quello con gli elastici e questo qui dove c'è lo scotch. Adesso andiamo a rimuovere gli elastici. Vi consiglio di aiutarvi con una forbicina, così si staccano subito, e qui andiamo a rimuovere lo scotch. Anche qui magari vi fate ci aiutiamo con qualcosa di appuntito per togliere la parte iniziale e poi sfilarla. Sono pronti. Allora, questo più piccolino è quello che abbiamo realizzato utilizzando le fasce di scotch. Io nelle fascia vuota, quella trasparente, ho aggiunto delle goccette di colla e sopra ci ho lasciato scendere i glitter che ho utilizzato nell'altra fascia, in modo da creare un po' più di movimento. Poi ho completato con questo nastro in juta, che ho anche questo decorato con una spruzzata di spray glitterato. Poi abbiamo questo qui un po' più grande, che è quello che abbiamo realizzato con i nostri elastici. Allora, sicuramente con una luce ancora più soffusa si vede meglio l'effetto delle rigature, che è davvero molto carino. Qui ho messo una candela con la fiamma viva e vi ricordo sotto di mettere sempre del sale grosso, così la candela non cade sulle pareti del mio vasetto di vetro. E l'ultimo è questo qui, quello realizzato con lo spray, semplicemente con lo spray glitterato, e sopra tutte le paillette. Questo l'ho completato con un nastrino dorato a tono, e qui invece ci ho messo una candela di quelle piccole a batteria. Ecco qui, sono adattissimi per creare un angolino come questo per decorare la vostra casa, o anche come decorazione per la tavola delle feste. Io
vi ringrazio per aver guardato il video, se l'idea vi è piaciuta mettete un like e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi video. Ciao a tutti, ben fatto, sognato, creato!